siccome in questo momento la società è priva di un consiglio di amministrazione e ha l'amministratore unico, viene meno l'amministratore unico, che è un po' l'obiettivo, la condizione un po' di questi giorni. Formalmente l'assemblea deve nominare un altro, l'assemblea ha una compagine societaria che in questo momento è incoerente, nel senso che è lo stesso amministratore unico. Esatto. Allora si sta lavorando in queste ore, ma usiamo il condizionale a utilizzare correttamente una norma del codice civile che prevede che temporaneamente, solo per la gestione ordinaria e convocando l'assemblea, sia il presidente del collegio sindacale ad avere la responsabilità della gestione ordinaria. Attualmente chi sarebbe il presidente? Ovviamente la prima cosa. Mario, mi sembra. Sì. In buona sostanza deve fare due cose: prima convocare l'assemblea, chiunque siano i proprietari delle azioni quel giorno devono venire con le azioni, quindi se nel frattempo la cordata è subentrata, altrimenti si ripresenterà Perillo o Tara o Villani, se ne conta Villani, ecco, perché però questo ovviamente c'è un lasso di tempo. Dal punto di vista delle cose ordinarie invece sarà questa figura che sovrintenderà, nominerà lui dei collaboratori che ritiene allo scopo dentro la struttura societaria o fuori dal perimetro, oppure può svolgere direttamente questi compiti. Domenica si gioca con la situazione. Ma io mi auguro di sì, spero che nelle prossime ore questa soluzione sia la soluzione che venga avanti. Da tempo dà delle incertezze un po' in più sul quadro societario che deve essere ancora perfezionato, ma almeno abbiamo fatto la prima operazione, che è quella di rendere coerenti alle dichiarazioni che ormai da giorni anche Cala, il signor Cala fa, e di poter in qualche modo avere una gestione ancora transitoria, ma che sia nell'obiettivo di giocare domenica, ma anche di prendere in mano i giovani, di guardare dentro un po' alla società. Ovvero Cala da stasera è ufficialmente fuori? No. Okay. A me non risulta che abbia ancora firmato le dimissioni, sia stato estromesso, anche perché c'è questa aporia che dicevo, quindi questo non sta a me dichiararlo, insomma. A tuttora io non ho in mano né dimissioni né cose di questo tipo. Noi ci siamo concentrati invece a consolidare un po' il gruppo che sta venendo avanti, l'organizzazione, però ripeto, c'era questo inghippo anche un po' giuridico formale di non poco conto. Ecco, l'ultima cosa, il dottor Perillo litigando con Cala, perché è stata un bello show allo stadio, parlava di altre due, oggi pomeriggio alle 4:30, 5, l'orario era quello, parlava anche, gridava, per cui lo sentivamo, non stavamo origliando, di Platinum Investor Group, cioè di spagnoli, e del Quartaroli, la cordata fantomatica. Ma se ci sono si facciano avanti, noi confidiamo negli imprenditori. Beh, voi non li avete ancora visti. Lecchesi o amici dell'Eco, loro sanno dove trovare eventualmente gli interlocutori, il riferimento è un po' l'avvocato Bonaiti sul piano giuridico formale, oggi assente da Lecco ma sta seguendo la cosa. Abbiamo recuperato non solo persone lecchesi ma persone vicine a Lecco, alla sua comunità, come Sorsi, come altri. È chiaro che vogliono anche loro capire un po' bene, perché questi ultimi 3 mesi sono stati tumultuosi, e quindi nel dispiacere che si avvicina celermente la domenica senza avere chiarezza, ecco, abbiamo avuto poi, ripeto, questo problema un po' giuridico formale, perché mentre in questi giorni ci concentravamo sulla nomina di un amministratore che potesse avere la garanzia un po' di tutte le parti in gioco e poter traghettare, formalmente non è possibile, quindi siccome dobbiamo fare le cose anche correttamente, visto che la società non è né fallita, è comunque coperta, è a posto con le banche e via dicendo, di non fare un errore di tipo formale di questo tipo. Quindi oggi abbiamo un po' nel tardo pomeriggio dovuto fare i conti con questo aspetto, e se la soluzione nelle prossime ore sarà quella di un subentro del presidente del collegio sindacale, ripeto, per qualche giorno, i tempi per convocare l'assemblea, per far sì che gli eventuali compratori completino l'operazione, eccetera, questo lo faremo. Perillo sempre ci parlava di 14
componenti della portata, dovrei chiederlo a loro, però lo chiedo a lei come... Non fossero così tanti, andrei a casa ancora più sollevato. Non sono assolutamente questi numeri, sono la metà di questi numeri per quanto riguarda quella che fa riferimento, diciamo, in maniera... Sì, sì, la chiesa, la portata alle chiese. Poi se ci sono altri contatti, altre operazioni di questo tipo. Proprio 7-8 gli imprenditori. Domenica viene allo stadio? Ma penso di sì, ho al mattino una inaugurazione di un sentiero al Monte Melma sopra la Orca, se non arrivo morto a casa penso di venire, ma se anche sono morto cercherò di essere vicino. Quindi grazie. È una... Dottor Micheli sarà questo predettatore per qualche giorno. È previsto dal codice, quindi non so se lui è contento, nel senso che il codice prevede che nella situazione in cui siamo, ripeto il concetto, l'amministrazione è espresso dalla, diciamo, da un'assemblea che in questo momento come dire, è impallata, non c'è da questo punto di vista, è l'articolo 2386, ultimo comma del codice civile, che prevede questa eventualità. È chiaro che se, come spero nel prossimo ore, la vicenda Cala finisce, se c'è questa situazione intermedia, porteremo il nostro contributo al signor Micheli affinché lo faccia con la serenità, perché non è che ha di fronte molto tempo, deve capire qual è la situazione contrattuale, quali sono le situazioni, vedremo se lo ritiene di farlo affiancare da alcune persone, ecco, da questo punto di vista deve solo fare l'avvio di campionato, non è poco, e guardare nei conti e soprattutto presiedere l'assemblea societaria nuova. Quindi vuole Cala per andarsene, perdono? Mi risulta, come ha dichiarato a voi e come ha dichiarato anche a me una decina di giorni fa, il rimborso delle spese che ha sostenuto basta. Quindi gli step sono tre: amministrazione transitoria, passaggio da Cala, ritorno da Cala agli Invernizzi e dopodiché subentro dell'accordata definitiva. Esatto. Giusto? Questa o se qualcun altro si fa avanti, ecco, io non ho avuto più contatti. Grazie mille. Grazie, buon lavoro. Grazie. So che è un po'...